No, io la vedo. Io la vedo. No. Ho detto a proposito di Lorella Cuccarini. Scusate. Mi sembrava una puntata di Non è la Rai, mi sono la Temevo che arrivasse Mary Patty e leggesse l'oroscopo. Invece è Victor Vittoria. Eravate deliziose ballando. Grazie Grazie. Miriam per aver Dai, ci sta accettato. prendendo per il culo, te lo No, voglio dire. no, Quando dice ma. eravate deliziose, Vuol dire? vuol dire? Vuoi una caramella, Vicky? Sei una cafona, senza neanche offrire Ma scusa, all'ospite. così la caramella? Allora, io ho un Subito problema l'anarchia, serissimo alla l'anarchia. gola in Perché con questo quella momento. magliettina che confonde davanti? Guarda, a me non mi Senti, imbroglie. ciccia! Basta, su, basta, dai, Allora, basta, dai, no, insomma, abbiamo voglio una capire volta questa dovete... cosa. Lilla, Così, siediti, per scusa. favore, Ma che tu la... non basta. è che sei Jackie, appena basta. arrivata. Scusa, no? Dai, cioè, arrivo. Mica tornerò mai più, mica mi inviterete mai Esigo più. delle scuse. Allora. Esigo delle scuse, zitta tu. Allora, fermate qua. Ma io me ne vado. Ma no, rimani ancora. Me Senti, ne quel vado, divano, me ne c'era vado, raddoppio io di me ne soldi. No, allora, Bene. Geppi, Oh. caffona perché ho la caramella in No, bocca. caffona perché l'hai scartata in faccia all'ospite. E non me l'hai offerta, Non ma gliel'hai comunque offerta. pure era Potevo su di offrirgliela. Che te. caramella le mangerà poche a giudicare da quel fisico, ma Senti, potevi offrirgliela. la De Filippi le mangia le caramelle? La De Filippi. A Maria non glielo fai. A Maria le assume omeopaticamente Vabbè, sotto la lingua. Eppure io. Ho visto, omeopaticamente, te la sei adagiata. Vai col sondaggio. Comunque ti chiedo scusa, così ti rilassi, che ti vedo un po' col nervo in No, evidenza. ma siete tutte rilassate in questo Infatti, vogliamo studio? mettere No, a stacchi tu suo con Miriam agio. Leone di Tutte fianco. molto Io non rilassate. sarei a mio agio con Miriam Leone di fianco, Appunto. Puoi comunque. farlo da qui il Ma sondaggio, neanche Geppi? morta, guarda, ma neanche morta. È uno dei pochi casi in cui Ti questi sei sembra metri di fatto? rispetto Può io li... sottostire? Non è per non rispetto. Avevo bisogno di una caramella, anch'io comunque grazie. Va bene. Ma ce Guarda, l'abbiamo. Oh no, va bene. ma tirategliele forte in faccia le caramelle. Ma forte! Così, Prendete un tic-tac e glielo proprio così, mirate qua. Così chiude quegli Anzi, con occhioni, quegli occhioni. così. Allora, io ti ringrazio, cara Miriam, per aver Miriam. acceso, sì, mi ricordo. Volevo tranquillizzarti, qua siamo tra amiche in questo consesso. L'ho visto, un gineceo proprio gentile, È un dolce. consesso di icone sexy, in cui tu sei la benvenuta, tuo malgrado. Lui non c'è, puoi rilassarti, nessuno qua ti guarda con quegli occhi, diciamo, libidinosi e lussuriosi. Adesso magari do dei soldi, può anche forse partire la foto. Ma quando credete? Ma non adesso, quando volete. Ecco. Ecco, un uomo che veramente sa da dove si comincia a guardare una donna per metterla a proprio agio. Ma cosa guardava? Non lo so, La guarda. fascia dietro, La fascia, il nodo alla il puntino, marinaio. sì, il puntino proprio che si dà così dietro la Guarda fascia. com'è brava a ricamare anche È Miriam, tutte vero. le doti ha, che Solo stress. quello so fare. Tu però, oltre ad essere Miss Italia, sei anche Miss Consapevolezza, cara Miriam, perché ho letto una Che ho tua detto? dichiarazione, no, non prendere le distanze, sicuramente la Non confermi. sono stata io. Ho partecipato a Miss Italia, non a veline, perché sono spigliata, ma non so ballare. Oh, l'ho E l'hai detto. detto, stai calma, Giusto? infatti, è giusto, se sei spigliata fai Miss Italia, se sai ballare fai veline. Se non sei spigliata e non sai ballare fai il ministro delle pari opportunità. Chissà con chi era al telefono con questo faccino. Miriam, vado a leggerti il sondaggio che abbiamo fatto Volentieri, a tuo grazie. riguardo. Sono So che andata quasi, proprio. quasi solo per quello, scusami, senza offese. Ecco, metti della zizzania tra me. Ma come sei venuta solo No, per perché quello? non ce n'è, vedo che non ce n'è qui dentro, zizzania. Mi volete bene, è tutto un ambiente Sì, Tra l'altro, io e lei ci siamo sì. Lei ha conosciuti. detto sì. Sì, Lei? Sì, c'è tantissimo. l'amorevolezza. No, Melissa è morta, stasera non conta la sua Ha risposta. detto indifferente. Sì. Indifferente? Ma ha detto mi volete bene? Sì. No, indifferente, guarda, io sono veramente influenzata. Ah, Non so ok, neanche come da riesco cosa? a stare. E quando uno è sagoma è che non si trattiene. Vai, Geppi, Noi vai. siamo libere e con questa libertà vado a leggerti il tuo sondaggio, visto che l'abbiamo pagato, te lo leggo.
Miriam Leone ha ricevuto le chiavi della città di Aci Reale. Lei preferirebbe ricevere le chiavi della sua città o quelle del pied à terre di Miriam Leone? Allora, questo risultato, cioè che il 90,7% vorrebbe le chiavi di casa tua, proprio manda, insomma, al diavolo il senso civico dei cittadini, insomma, a favore del tuo indiscusso fascino. 9 su 10 vorrebbero le chiavi di casa tua, evidentemente per frequentarla. Ma non è un piede a terra casa mia, che adesso detto così sembra una cosa... Sei un giovane tra le catacombe. Sto al secondo piano, scusa, perché devi dire queste robe? Vabbè, cosa vuoi? Vuoi dare i millesimi anche del tuo condominio? Cosa ti fa stare più a tuo agio? E cosa mi contesti, quello? Cioè, da sì! Vabbè, nell'immobile di Miriam Leone. Quindi, cara Miriam, se vado subito a leggerti la seconda domanda. Miriam Leone ritiene che la sua gestualità ricordi una venditrice di ortaggi al mercato. Appresa questa notizia, riesce a non pensare alla parola patata? Ma guarda, io... L'ho letto anche con un po' di fatica, perché siamo un popolo maturo che non vuole cedere ai doppi sensi. Allora, poi Miriam, tu non hai la gestualità da venditrice di ortaggi, quella semmai è Vicky. E poi io ho letto anche che tu hai detto che ti sei tinta perché i capelli rossi rappresentano meglio la tua personalità. Io ti capisco, perché anche io in realtà dentro sono andata a Helsinki e sono bionda e mi sono dovuta attingere perché c'è questo luogo comune che le bionde sono stupide. E invece lo sanno tutti che questa è una stupidaggine, perché le stupide hanno la frangia. Grazie, è sempre proprio sulle ali dell'armonia. Andiamo alla terza domanda. Miriam Leone ama scrivere dei versi. Se la incontra per strada, fa dei versi anche lei o si limita a fischiare? 90% fischierebbe, cioè tu proprio, insomma, è bello notare come l'Italia si trovi d'accordo su questi argomenti così. Questa concezione, ecco, molto eleganti. Allora, questo dato sicuramente è inficiato dal fatto che il sondaggio è stato fatto alla dogana di Brogeda e quindi non pubblico... al porto di Catania. Però anche là secondo me sarebbe salita al 100%. Comunque ogni artista ha, insomma, il suo pubblico, si sa che Arisa va via come il pane tra oculisti e ottici. Melissa è la preferita dei costruttori di presepe a Napoli, perché è l'unica che la puoi mettere là tra le occhette, proprio dimensione naturale. Mentre Vicky invece piace moltissimo a... Aspetta che l'avevo scritto qua. A nessuno, a nessuno. Perché Vicky non piace a nessuno. Allora, io veramente, Miriam, ti saluto. Tra l'altro ti auguro fortuna anche nel mondo cinematografico. So che Tinto Brass ti ha chiesto di fare... Che ferami, ma che onore! A chi non l'ha chiesto? A me, a Vicky e a Suor Paola della Lazio. Siamo rimasti solo in ultimo. Grazie, Geppi. Ciao, Miriam. Geppi Cucciari. Meraviglia. Allora, andiamo avanti. Volete bene davvero, però. Da casa sembra... una recita, sembra finta, invece è proprio così. È così. È così. È così. Ti trovi bene? Benissimo. Sei serena? Sì.